Ciao! Ma Clara, oggi è una dedica questa tortina a una ragazza che si chiama Vale. Vale e Luca. E ci hanno chiesto di fare la torta tenerina. Però abbiamo pensato di farla nei pirottini, con un cuore morbido, così rimane anche un pochino più originale, un po' diversa. Ah, mi dimenticavo, salutiamo tanto Daniele di S3, ciao, che è il fidanzato della Danielita. Ciao! Ah, Daniele e Danielita, ve li ricordo. Sì. Ciao! Allora, abbiamo pochi ingredienti. Abbiamo 100 g di cioccolato fondente, 90 g di burro, poi abbiamo 80 g di zucchero, 2 uova e 20 g di farina. Abbiamo già finito. Poi abbiamo lo zucchero a vela per contorno da mettere sopra e abbiamo bisogno di poco burro e cacao amaro per foderare gli stampini. Ma Clara, con queste dosi quanti pirottini vengono? 4 o 5, noi ne facciamo 5 così vengono dei bei tortini piccolini. Clara, allora, ma perché mi prendi sempre il cioccolato con i buchi? Allora, il cioccolato con i buchi l'hai comprato tu. Questo qui è io della serratura per guardare dentro cosa succede. Che smalto argento che c'è qua? Sì. Fai vedere il tuo. Mio mio. Che bello il tuo lampone. È un lampone. Mettiamo dentro anche il burro e mettiamo tutto nell'acqua. Cucu. Già che ci siamo, mamma, di della partita. Volevo fare. Sono il capitanoncino. Allora, intanto sciogliamo bene il cioccolato con il. Ragazzi, io volevo fare il capitanuncino. Siamo il capitanuncino? Sì, proprio. Passo avanti, bailante. E un altro indietro, indietreggiante. Muori a tempo. Un bacino, sono il capitanuncino. Sai cosa possiamo fare? No. Imburrare sì. E gli stampini. Prendi un pezzettino di burro. Ah, io devo passarlo. Certo, passalo bene dappertutto. Mamma che lavoro del cacchio, Clara. Quando mi piace tanto, Clara, ti dite fuori il tempo è così nuvoloso che piove. Senti che roba, sembra che è grande. Qui c'è il tetto di legno, si sente tutto. Perché abbiamo il lucernario. Abbiamo il lucernario e ci sono le gocce che battono sul tetto. Ma ti piace fare le ricette qua in calduccio con fuori la pioggia? Meno male che dobbiamo accendere il forno, meno male che c'è la pioggia, sennò se era estate. D'estate ricette light, senza forno. Sì, poi c'è anche la mia amica Marisa. Che dillo, ricettine estivali. A proposito, ciao Marisa. Ciao Marisa, che ci ha scritto insieme a suo marito Giuseppe. Grazie Marisa, ciao. Adesso mettiamo dentro la faccina del cacao. Senti come piove, Clara. Senti? Si sente tutto in quella casa qua. Sto facendo intanto la composizione di bellezza che ho visto in internet fare. Con una fragola sto cercando di fare una rosa. Camera, mi sembra una rosa questa. Ma sì, beh, è bella. Adesso lo rovesciamo tutto dentro nella ciotolina. Questa cremina qua. Cara, non toglie mica il nero del pentolino. Ma no, ma devi tirarlo giù tutto. Il vestimento. E invece di 100 di cioccolato diventa 80. Ok, adesso mettiamo dentro lo zucchero. E lo mescoliamo. Poi mettiamo le uova, uno per volta. Ragazzi, l'uovo in questo caso non va montato. Intero così, com'è? Vado? Vai, buttane uno. Sempre le uova di legno sì, queste. E sono quelle che sì, ci vuole. Lascia. Mescoliamo questo. Quando è ben compattato. Mettiamo la farina per ultima. Veloce, semplice e golosa. Adesso mettiamo il composto nei pirottini. Li riempiamo a metà. Wow, che bello, che profumo. La cosa un po' più lunga di questa ricetta è che praticamente vanno messi in freezer, vero Clara? Sì. Da botta di freezer mezz'oretta, un'ora. E poi a bomba nel forno che salta per aria. Saltimbanco. Così. A bomba da una parte all'altra. Ragazzi, adesso mettiamo in freezer. Mettiamo 30 minuti di pomodoro nel freezer. Esatto. E intanto io a fare la merenda. Perfetto. A dopo.
Vai, wow. Mettili dentro. Te lo so fare, dove si spacca il forno? Si sono anche attaccati al sento male. Al frigo. E mettiamo a forno ventilato a bomba 200-220 gradi a 15-20 minuti. Perché devono fare la crostina fuori, che quando li tagli invece viene fuori il morbido del cioccolato dentro, vero Clara? Clara, sì, la Clara è in castigo, la Clara è cucciata così e stiamo guardando i pirottini, li sta controllando che non esatto. bruciano. Clara, mettiamo la griglia. Ma guardate cosa c'è dentro. La Mirella ha fatto la ha sua. Fatta la sua, eh. Cosa hai fatto? Ho fatto l'esperimento, eh. Ho provato a mettere dentro una fragola. Clara, è bellissimo. Adesso ci mettiamo su un pochino di zucchero vero. Aspetta, apriamo anche il tuo, il fragolino là. Sembrano okay. dei panettoni mignon. Un pochino di là. Così, un pochino anche con la fragola. Sì, ma che bello così. Adesso, Clara, qui ti voglio. Dimmi che se non è riuscito le sue. Se non è riuscito, no, pazienza, no. Ci riproverete voi. No! Ti prego, dimmi che è riuscito. Eccolo. C'è il morbido, vedi? Ma adesso tu mi devi fare la fragola. Apriamo la fragola. La sorpresa della Mira. Vediamo. Ecco qua, guarda! La Mira c'ha la fragola. No, Clara! Adesso assaggiate. Sì, solo per voi lo assaggio. E certo, adesso devi assaggiare l'uno e l'altro. L'uno e l'altro. E Carmela, tu vuoi assaggiare? Sì, lo voglio assaggiare, assaggio quel pezzo lì io. Ecco, io assaggio quello con la fragola. Sì. Invece è buona la fragola. Buono? Buonissimo. Ecco, c'è la sorpresa. Ragazzi, l'assaggia anche il cameraman. Guardate bene, fai vedere bene il morbido. Guardate che morbidone dentro. Vai. Com'è cameraman? Ah, spettacolare. Anche la mandorla, guarda. Anche la mandorla. Clara, vuoi mangiare la mandorla? Vediamo la Clara che mangia la mandorla. Oh, Clara, è buona. Io qua vado avanti, eh. Sì, ragazzi, qua si va avanti, qua se la mangia tutta, ragazzi. Quello di merenda, guarda il budinetto che è scritto. Il budinetto, la merenda. Clara. E Clara sì. cosa? Che due tortini sono diventati già uno. Tra due secondi non ce n'è più. Clara, che magnificenza, veramente. Buonissimo. Buono, morbidissimo. E salutiamo tutti. Tutti quanti. E cosa dobbiamo? Dolce vita al cioccolato, che dobbiamo dire? Ah già, no, mandatemi un mi piace e iscrivetevi al nostro canale se volete. E ci vediamo. Tantissimi commenti. Ciao!